In questa nuova puntata di Edilizia Sicura parleremo di sicurezza dall'alto in basso. Infatti cercheremo di capire qualcosa in più di spazi confinati e linee vita. Che cosa intendiamo per spazi confinati e perché sono pericolosi per i lavoratori di un cantiere? Gli ambienti confinati sono particolari ambienti di lavoro in cui, sia per le caratteristiche dell'attività svolta, sia per l'ambiente di lavoro stesso, si possono creare situazioni in cui l'ambiente di lavoro diventa più pericoloso per i lavoratori in tutte quelle situazioni di emergenza e in cui bisogna riuscire a uscire in fretta dall'ambiente di lavoro stesso. Esiste una classificazione di questi ambienti? Ci sono dei parametri con cui si può identificare un ambiente confinato, ma non c'è una classificazione vera e propria. Sicuramente scarsità di ossigeno, difficoltà di accesso e uscita, ambienti di lavoro chiusi o con difficoltà di comunicazione interno-esterno sono possibili elementi di classificazione dell'ambiente confinato stesso. Quindi come si può, ad esempio, liberare qualcuno rimasto incastrato? Bisognerà avere delle procedure di lavoro, delle attrezzature specifiche con cui si potrà andare a recuperare l'infortunato all'interno dell'ambiente e a portarlo in una condizione di sicurezza in superficie grazie a delle appositi attrezzature e personale ovviamente specificatamente formato ed addestrato a questo tipo di attività. Ecco, parliamo dello specifico di questo. Come docente, appunto, lei si occupa proprio di impartire questo genere di informazioni anche agli studenti. Assolutamente sì, io insieme ai miei colleghi facciamo corsi di formazione per addestrare i nostri operatori a accedere in modo sicuro e in caso di emergenza gestire correttamente le emergenze. Quali sono le procedure di lavoro all'interno o fuori da un luogo confinato? Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola premessa che, diciamo, la parte più fondamentale per quanto riguarda le operazioni in ambienti confinati è sicuramente redigere una procedura di lavoro e gestione dell'emergenza. Questa deve essere fatta soprattutto per evitare qualsiasi rischio aggiuntivo derivato ovviamente dalla lavorazione specifica. Bisogna innanzitutto effettuare un'analisi preliminare dell'attività lavorativa, un'analisi, una procedura appunto del contesto lavorativo e del contesto ambientale, fino ad andare a scegliere quali sono le tipologie di dispositivi di protezione individuale e le attrezzature necessarie allo svolgimento corretto delle lavorazioni. Successivamente a questo, ovviamente, bisogna indicare con esattezza quali tipologie di lavoro eseguire all'interno dell'ambiente confinato e soprattutto la parte più importante è la scelta delle attrezzature necessarie per il recupero dell'eventuale infortunato all'interno degli ambienti confinati. Tutto questo dovrà essere appunto scritto all'interno di questa procedura di emergenza, la quale andrà appunto ad indicare passo a passo quali saranno le procedure e le modalità operative da effettuare all'interno appunto di una corretta gestione dell'emergenza. Prima di entrare, il responsabile dei lavori deve effettuare una misurazione del tenore di ossigeno che deve essere naturalmente superiore al 20%. Se così non fosse, deve immettere aria fresca finché il tenore di ossigeno ritorna superiore al 20%. Nel caso di cunicoli e di scavi molto complessi potrebbe essere che questa percentuale di ossigeno superiore al 20% non sia raggiunta. In questo caso bisognerà dotare le persone di autorespiratori o in ogni modo di strumenti per la respirazione che li assista durante il lavoro e comunque farli uscire periodicamente dall'ambiente confinato per rimandare, rimettere aria fresca periodicamente. In questo modo li si alleggerisce dalla fatica fisica, che lavorare in un cunicolo in condimensioni limitate è sicuramente notevole, e permettere dall'esterno di inserire nuova aria. Per quanto riguarda un po' gli spazi confinati, è iniziata un po', forse in maniera più consistente, una formazione e un addestramento ai dispositivi che dovremmo utilizzare. Quindi l'uso del treppiedi, l'uso dei sensori che vanno a verificare la bontà dell'aria presente nel sottosuolo, ma anche l'utilizzo di quei macchinari che, applicati al corpo, riescono a percepire se un corpo in movimento in orizzontale cade, perché ha un malore, sviene, e quindi mandano in maniera automatica un allarme. Perché sulla verticale riusciamo a vedere in maniera visibile l'operatore che scende. Nella movimentazione orizzontale diventa più complicato. Quindi è chiaro che lo strumento migliore di collegamento è quel sensore che si attiva in maniera automatica quando il lavoratore cade per terra. Allora, partiamo dall'imbragatura. La prima cosa più importante che dovete sempre avere quando si accede o
c'è la possibilità di dover accedere a un ambiente confinato e avere l'imbragatura già indosso, non in una sacca in terra comoda vicina. È comoda, ma se scatta l'emergenza ce la dovete già avere addosso. Questo è il dispositivo che vi permette, in caso di emergenza, di uscirne vivi o comunque il più possibile illesi. Okay? Se questo dispositivo però è danneggiato, si è rotto perché ha già subito una caduta e quindi la cucitura si è strappata, io non ci guardo, non me ne accorgo. In caso di necessità, scivolo dentro il pozzetto, fanno il recupero, mi incastro da qualche parte, l'imbrago si apre, se l'imbrago si apre è inutile. Dovrà entrare qualcuno a venirmi a soccorrere là sotto senza avere un punto di collegamento per tirarmi fuori. Di conseguenza è il vostro paracadute. Dovete controllarlo. Dovete controllarlo voi. Poi, una volta all'anno tutti gli imbraghi vengono controllati obbligatoriamente da casa costruttrice o ente tecnico esperto specializzato che prende l'imbrago, la controlla al microscopio, controlla tutti gli elementi che si possono danneggiare e firma che è tutto in ordine. Però il vostro controllo, ripeto, lo dovete fare sempre. Considerate che una volta che mi sono dotato del mio caschetto, il mio cordino di posizionamento, del mio cordino anticaduta, l'attrezzatura varia di lavoro, io ho preso su almeno 10 kg. Serve questa indicazione perché i dispositivi hanno un range di lavoro indicato in chili. 140 kg indicativamente in base a ogni dispositivo, poi al suo, la sua portata, ma io faccio presto, metto il trapano, il tassellatore, un po' di roba. Solo i DPI che avete addosso sono indicativamente 9-10 kg. È una considerazione che va fatta perché sembra una sciocchezza, ma anche questo è un problema che troppo spesso si sottovaluta. Il peso del mio corpo con la dotazione di sicurezza, con la dotazione anticaduta che sono andato ad integrarci. A livello di formazione abbiamo dei percorsi che solitamente passano attraverso una formazione teorica e una parte di addestramento pratico specifico. Sicuramente il cuore della formazione è l'addestramento pratico, cioè la conoscenza di quelle attrezzature che saranno poi utilizzate e necessarie per insegnare ai lavoratori ad estrarre eventualmente un loro collega che si trova in difficoltà all'interno degli ambienti confinati. Questa è proprio la base, il fondamento attraverso il quale con la pratica corrente i lavoratori devono arrivare a maturare quella freddezza e quella capacità che ricordiamo nel momento in cui accade un'emergenza non è sicuramente una capacità ordinaria per poter operare in maniera corretta senza fare errori per aiutare i propri colleghi eventualmente in difficoltà. Ricordiamoci sempre che una regola base del soccorso e dell'emergenza è quella di non mettere a rischio i soccorritori stessi, che è purtroppo una delle dinamiche che negli ambienti confinati è accaduta con frequenza. La prima regola del soccorritore è quella di non esporre se stessi a un pericolo per aiutare un collega. E quindi l'attitudine verso queste pratiche, la conoscenza approfondita di queste pratiche, la manualità e la capacità di utilizzare le attrezzature porta il lavoratore alla consapevolezza di quello che sta facendo e quindi alla tranquillità, alla serenità di operare anche in emergenza con i dovuti criteri e le dovute maniere. Ecco, in questa fase appunto si sta effettuando l'operazione di recupero di una persona ipoteticamente infortunata utilizzando una struttura a treppiede alla quale viene collegato appunto un sistema, un vericello di recupero e un sistema anticaduta con eventuale funzione di recupero in caso di emergenza. C'è la doppia funzione di recupero per avere una ulteriore garanzia in caso in cui il vericello recuperatore appunto smetta di funzionare oppure ci sia un malfunzionamento. Quindi in caso di malfunzionamento del vericello recuperatore, il dispositivo anticaduta retrattile ha appunto una funzione aggiuntiva che prevede il recupero in emergenza dell'operatore. Si può eventualmente anche, in assenza di scala di accesso all'interno della botola, all'interno dell'ambiente confinato, procedere con un calaggio della persona all'interno dell'ambiente confinato utilizzando sempre il vericello recuperatore barra discensore. L'unico obbligo, diciamo, che dobbiamo avere è sempre la ridondanza dei due sistemi. Un sistema per l'accesso e per la discesa, che può essere una scala o in questo caso appunto un vericello, e obbligatoriamente un dispositivo anticaduta al quale appunto verrà aggiunto il sistema per l'accesso e la discesa del lavoratore. Thank you.
la presenza di una crepa all'interno delle pareti o all'interno di un edificio è sempre un sintomo di qualche problema. Non significa però che necessariamente questo sia un problema strutturale. È una cosa ben diversa, appunto, una crepa strutturale da una piccola crepa del cartongesso o in un angolo tra due pareti, una stanza, magari un edificio nuovo. Qualche volta può esserci benissimo una piccola crepa di assestamento che è tutt'altro, appunto, che una lesione vera e propria dell'edificio. Quando si ha comunque il sentore che le crepe siano vistose e crescano fisicamente, quindi dimensionalmente nel tempo, è bene comunque contattare un tecnico per essere sicuri che non si tratti appunto di un problema serio. Spesso però non bisogna allarmarsi quando si tratta appunto di piccole crepe, in modo particolare, ripeto, su pareti di cartongesso o magari su pareti nuove, inforati, che non sono pareti portanti e tutto sommato rappresentano, ripeto, sempre un piccolo problema, ma non strutturale e non serio. In base alla mia esperienza, la manutenzione degli edifici è un fattore fondamentale fin dalla fase di progettazione. Soprattutto all'estero, dove c'è una cultura per quanto riguarda gli edifici di una notevole altezza, quindi grattacieli, opere anche un po' ardite da un punto di vista architettonico, il progettista fin dall'inizio deve prevedere quelle che sono le opere in dotazione all'edificio per poter fare poi le successive opere di manutenzione. Ad esempio, nei grattacieli devono essere previste nelle parti più alte, quindi diciamo alla fine, quando termina il grattacielo nel solaio, o opere tipo carrelli per i quali è possibile ai manutentori delle facciate scendere, oppure degli agganci, e a questi agganci coloro che fanno manutenzione si attaccano con le funi e fanno quelle lavorazioni un po' spericolate, ma che di fatto comunque sono le uniche possibili per poter eseguire lavorazioni di questo genere. L'elemento più diffuso di ancoraggi per coperture è la cosiddetta linea di vita permanente. Si tratta di un ancoraggio realizzato con un sistema orizzontale in genere di cavo di acciaio applicato a due paletti laterali e ad eventuali paletti intermedi in base alla lunghezza del dispositivo. Questo tipo di ancoraggio risponde ad una normativa specifica sui sistemi di ancoraggio, che è la norma UNI EN 795 nella classe C. Oltre alla linea vita, di cui qui vediamo un piccolo esempio, vengono utilizzati sulle coperture anche ancoraggi singoli ad occhiello con varie fogge per le varie sistemazioni sulla copertura. L'installazione della linea vita prevede un progetto che consenta una efficace protezione su tutte le parti percorribili della copertura. Il lavoratore che accede alla copertura deve utilizzare dei dispositivi di protezione anticaduta appositi che devono essere collegati alla linea vita, la quale deve essere raggiungibile sempre tramite un percorso sicuro che utilizza altri ancoraggi di accesso. Il lavoratore deve essere istruito appositamente, quindi con una formazione adeguata, all'utilizzo corretto di questi dispositivi. Questa foto è stata scattata su un coperto di un edificio che si trova nel centro di Bologna. Per quanto riguarda le linee vita, possiamo vedere la linea vita che corre lungo la parte sommitale del coperto, vedete, e per poter accedere a questa linea vita si passa attraverso questo lucernaio che viene aperto, quindi l'operatore tramite una scala riesce ad uscire dal lucernaio e di fianco proprio al lucernaio è posto il primo punto d'aggancio. In questa maniera lui si mette in sicurezza, esce dal lucernaio e poi con il secondo cordino si andrà ad agganciare lungo la linea vita e potrà scorrere. Al termine dell'installazione è necessario eseguire un collaudo. In questo particolare vedete che c'è un sistema denominato TIRFOR che va a agire su il paletto di sostegno. Di fianco c'è uno strumento di lettura digitale, dinamometro, che misura lo sforzo al quale è soggetto il paletto. Bene, se il paletto supera lo sforzo vuol dire che è collaudato. Quindi la linea vita, una volta che è stata collaudata nel suo complesso e
e l'installatore avrà fornito al committente tutti i documenti, bene, questa linea vita, come tutti i sistemi, potrà essere utilizzata finalmente da tutti gli operai che dovranno andare a fare le future opere di manutenzione sul coperto. Il sistema di installazione di una linea vita non può essere fatta a caso, va fatta dopo una selezione e dopo un'analisi del rischio per arrivare a capire quali sono i sistemi e i metodi corretti per poter installare. Troppo spesso si vedono dei sistemi installati solo per rispondere ad un adempimento e che non hanno nessun requisito di rispondere alla sicurezza del lavoro. Abbiamo approvato in assemblea un atto di indirizzo specifico sul tema della sicurezza per eliminare gli infortuni il più possibile. Lo abbiamo fatto perché purtroppo ancora gli infortuni sul lavoro sono una piaga molto importante in un paese civile, non è giusto, ed è opportuno quindi che si lavori, che si cerchi di lavorare molto di più sul tema delle prevenzioni, anche perché i soldi che si risparmiano adesso, che non spendiamo adesso, poi li spendiamo dopo con gli interessi. Ovviamente gli infortuni, quando parliamo dei cantieri edili e soprattutto quando parliamo delle altezze sopra i 2 metri, quelli che sono, come dire, i più importanti, anche i più numerosi, sono appunto quelli delle cadute dall'alto. Con gli ordini professionali è già in corso un rapporto, stiamo già facendo della formazione, bisogna chiaramente potenziarla. Bisogna cercare di avere rapporti e relazioni con soggetti come ad esempio gli amministratori dei condomini, che sono, insomma, come dire, soggetti abbastanza scollegati, e invece per questa direttiva bisogna assolutamente coinvolgerli. Poi un fatto di straordinaria importanza è proprio quello di lavorare con il sistema con il sistema bilaterale, diciamo così, del mondo dell'edilizia. Questo sistema ha un potenziale enorme perché ha il know-how, ha la conoscenza delle imprese, degli studi tecnici. Ecco, bisogna che proviamo magari a studiare ed elaborare un protocollo e vedere un po' come riusciamo a distribuire le attività, chi fa cosa. La prevenzione per gli infortuni e comunque l'attività, insomma, per diciamo così, elevare la cultura su questo tema, credo che rappresenti, anzi richieda veramente, una responsabilità sociale molto diffusa. L'amministratore del condominio dovrà incaricare un tecnico abilitato, per esempio un coordinatore per la sicurezza, di redigere questo elaborato tecnico della copertura. Poi dovrà incaricare un'impresa che installi, conformemente alle norme tecniche di riferimento, questi sistemi. Per l'installazione occorre ricordare che il decreto legislativo 81 all'articolo 26 pretende che il committente verifichi l'idoneità tecnica di chi esegue questa installazione. Non esiste un albo degli installatori, perciò tecnicamente chi è abilitato a lavorare in quota può eseguire questa operazione. Ed è opportuno verificare realmente che ci siano stati fatti corsi per i lavori in quota, per l'utilizzo dei DPI, e buona cosa sarebbe anche che questi operatori che installano le linee vita abbiano fatto corsi presso i produttori di come installare, di come utilizzare correttamente queste linee vita. L'IPLE organizza dall'8 aprile al 13 maggio 2016 il corso Aspetti teorici e applicativi del processo BIM, articolato in 31 ore più il test finale. Il corso, destinato a progettisti, imprenditori, liberi professionisti e tecnici di imprese e di enti pubblici, approfondisce metodi, procedure, normative e scelte strategiche del BIM, oltre a impianti e smontaggi sul cantiere e opere di restauro. Per informazioni su costi, crediti formativi e organizzazione si può consultare il sito www.edili.com o scrivere a info@edili.com.